Pasquale De Luca per la Procura della Repubblica di Lucera, vogliamo chiamarla ancora così. Prego. Saluto oggi brevemente l'amico e collega Mimmo, il collega Domenico Secce. Certo, non pensavo mai che andasse così. Noi siamo magistrati, non abbiamo la libertà di parola di avvocati e di politici. Siamo prima di tutto funzionari, alti funzionari dello Stato, servitori dello Stato, e perciò certe cose ce ne parliamo tra colleghi e non possiamo parlarne pubblicamente. Certo, abbiamo perduto tutti un grande ufficio, certo abbiamo perduto tutti un grande magistrato, un grande capo, che oggi saluto e onoro anche a nome degli altri colleghi sostituti di questo ufficio. Quando ho avuto l'onore e il privilegio di salutarlo, perché ero io, come sempre, facendo funzione, ogni volta che cambiavo un capo ero sempre io più anziano, dissi che doveva aiutarci a sprovincializzare questa città, ad aiutarci a portare avanti la battaglia contro la criminalità in questo circondario. Non pensavo mai, naturalmente, non potevo minimamente immaginare 3 anni fa, che sarebbe stato l'ultimo capo di questo ufficio, che quindi oggi c'era questo commiato davvero diverso dal solito. E però devo dare atto a tutti, devo rimanere alla testimonianza, che saluto l'amico e il collega con il quale, dopo un'iniziale diffidenza, dopo un'iniziale difficoltà, incomprensione, perché Domenico Secce è una persona speciale in tutto, e come scrive i suoi libri, ho sentito i commenti che gliene fanno, lui pure annuisce, quindi deve essere proprio così, come i suoi libri spaccano e dividono, come i suoi libri si amano e si odiano, e così anche lui, a tutto tondo, è una personalità forte che o si ama o si odia, è difficile davvero che lasci indifferenti le persone che hanno i contatti, i colloqui con lui. Beh, devo salutarlo davanti a tutti e ringraziarlo per quello che ha fatto in questi soli 3 anni con cui abbiamo lavorato insieme. Un capo che veniva tutti i giorni al lavoro, da lunedì a venerdì, e che si prendeva i poteri, le prerogative, ma anche i doveri e le responsabilità di un ufficio, di un servizio così importante. Un capo che ha sempre controfirmato le richieste di indagini più importanti, le richieste di misure cautelari più importanti, mai, quasi mai, da quel che ricordo, lasciando a me, sostituto anziano, questo onere gravoso, ma prendendosi lui in pieno queste responsabilità. Un capo che veniva anche alle 2 del pomeriggio, magari doveva lavorare a Bari, alla commissione tributaria, al convegno, incontri, conferenze, ma che veniva tutti i giorni, anche per solo 2 o 3 ore al giorno, per firmare le carte, per rivedere, per riconsultare tutto fino alla fine e partire alle 5, alle 6 del pomeriggio. Un capo che studiava tutto, analizzava, valutava, soppesava e si arrovellava, perché un capo spietato con tutto e con tutti e prima di tutto con se stesso, e che quindi tutto ti insegnava a rivedere anche per gli anonimi, anche per gli ignoti, a indagare meglio, che tutto si poteva fare di più e di meglio. E con tanti anni di esperienza che avevo e con tanti altri bravi capi che avevo avuto, però anche questo è un altro monito, un altro segnale, un altro sollecito per ulteriore esperienza, per ulteriori valutazioni, per un'ansia di giustizia, per una ricerca di verità. E per questo ti onoro e ti saluto. Ciao amico, buon lavoro, fai bene, fai meglio ancora anche nelle Marche, speriamo di rivederci. Ciao.